oggi si è consumata in Consiglio Comunale in maniera concreta una spaccatura all'interno della maggioranza. È stato costituito un nuovo gruppo che insieme con il nostro, dal punto di vista numerico siamo 6 e la maggioranza è composta dagli stessi 6 persone più il sindaco, quindi diciamo è una situazione al limite per quanto riguarda la maggioranza. Ecco, come si governa un paese in queste condizioni? Ci sono le possibilità, senatore? Non lo deve chiedere a me, questa è una domanda che deve fare a colui il quale ha la responsabilità di guidare l'amministrazione del paese. Io svolgo insieme con gli altri amici e colleghi un ruolo, quello di essere opposizione in un paese dove vige la democrazia, la svolgiamo in maniera seria, cerchiamo di impegnarci nell'ottica di un interesse generale, tenendo presente quelle che sono le esigenze del paese, quelli che sono i problemi. Da dove si deve partire per dove si dovrebbe arrivare, dico dove si dovrebbe usare il condizionale, perché più volte nel corso di questi mesi ho tentato di instaurare un ragionamento costruttivo all'interno del Consiglio Comunale, sempre nell'ottica di un interesse concreto del Paese. Non ci sono le condizioni perché insomma, dall'altra parte c'è sordità rispetto a determinate aperture al ragionamento che abbiamo proposto. Ecco, c'è stata invece un'apertura al ragionamento evidentemente da parte di Piero Monti e il dottor Calise che passano da quest'altra parte. Qual è stato il punto di incontro tra voi? Noi mettiamo al primo posto quelle che sono le esigenze del paese, l'ho detto, spesso non si parla più di quelli che sono i problemi, di quello che dovrebbe essere il paese, di quello che vogliamo per il paese, di che dovrebbe diventare il paese, di quelli che sono i problemi reali della gente. Si vuole fare per forza di cose sempre e comunque un braccio di ferro a chi è il più forte. In politica io credo che alla lunga vince il ragionamento costruttivo, la forza fisica alla fine viene sconfitta e i fatti pian piano ci stanno dando ragione. Temi importanti, quello dell'IMU, quello anche della commissione edilizia, c'era anche una mozione sulla questione rifiuti NU, insomma da questo punto di vista è stato soddisfacente insomma, l'intervento in Consiglio Comunale? No, io insieme con gli altri amici ho posto dei problemi rispetto a quelle che sono le norme, a quelle che sono le leggi che regolano la creazione di determinati atti amministrativi. Noi riteniamo che sulla commissione edilizia abbiano commesso un grosso abuso, una grossa illegittimità amministrativa, nel senso hanno proceduto in maniera non corretta dal punto di vista amministrativo alla elezione dei membri, non consentendo che la minoranza potesse essere rappresentata per come prescrive e per come dice in maniera diciamo concreta, in maniera chiara la legge. In tutti i consessi le opposizioni devono essere rappresentate per poter svolgere il ruolo che gli compete, il ruolo di vigilanza, il ruolo di tutela di quelli che sono interessi di una parte. Questo non è stato fatto e credo che non sia corretto. Nel nostro intervento abbiamo posto in essere quelli che sono i rischi e i pericoli di un affidamento della spazzatura del servizio di igiene e raccolte dei rifiuti che loro vogliono fare per 7 anni come amministrazione, credo che sia una scelleratezza e non ci sono neanche i presupposti giuridici per poter andare avanti. Sono tutti temi seri, sono tutti temi concreti, noi non ci limitiamo a denunciarli, noi andiamo oltre, noi facciamo anche delle proposte concrete, diciamo guardate, verifichiamo la possibilità di fare così anziché perseguire la strada che state indicando voi, che non è una strada dal punto di vista amministrativo corretta. Non ci limitiamo a essere distruttivi come opposizione, siamo persone che vogliamo costruire nell'ottica di un interesse generale. Quando ci viene consentito lo facciamo, quando non ci viene consentito perché la forza supera quella che sono dal punto di vista numerico le nostre possibilità, le prendiamo atto in maniera tale che andiamo avanti, non demordiamo di un centimetro, andiamo avanti perché riteniamo che questa amministrazione per come sta andando è completamente fallimentare. Io credo che nell'ottica di un interesse generale del Paese, prima vanno a casa e meglio è.